Antonino Sanfilippo, coach del Globe Senna, cosa è successo? Abbiamo perso una partita giocando discretamente, purtroppo al momento siamo questo, dobbiamo recuperare un po' di salute se ci riusciamo. Onestamente non c'è nulla da rimproverare se non un calo fisico, ma che alla terza gara in 7 giorni è del tutto normale. Certo, c'è da dire, forse è colpa anche della Lega che mette le partite così. No, il calendario esce il 20 luglio. No, colpa nostra, cioè non è colpa nostra, nel senso che se abbiamo 2 giocatori da 25-30 minuti fuori, è chiaro che chiediamo degli sforzi agli altri e spalmarli su 3 gare non è facile. Adesso ci sarà da lavorare molto durante gli allenamenti, che comunque sono limitati anche quelli, purtroppo. Facciamo quello che possiamo, lavoriamo al massimo con le forze che abbiamo, dobbiamo stare anche attenti a non peggiorare la nostra situazione infortuni, però va bene così, bisogna solo avere la forza mentale di arrivare preparati quando conta, perché è chiaro che noi in questo momento siamo una squadra in grossissime difficoltà, ma lo sapevamo che il giro di ritorno sarebbe stato così. Io non ho nulla da rimproverare, questi siamo, dobbiamo cercare solamente di ottimizzare le risorse a disposizione. Coach, ma l'ultima domanda, perché il Globe Senna si perde sempre gli ultimi 2 quarti? No, ma non è che si perde gli ultimi 2 quarti, perché gli ultimi 2 quarti sono più difficili emotivamente. Ci sono dei ragazzi di 19 anni che devono prendere dei tiri che non dovrebbero prendere, tutto qua, cioè alla fine giochiamo con una squadra di under 21 e giocare agli ultimi possessi è pesante per questi ragazzi, purtroppo le percentuali non ci danno una mano, abbiamo tirato anche stasera abbastanza bene come scelte, non ci ha premiato le percentuali e va bene così, merito a Monteroni che ha fatto un secondo tempo di qualità e soprattutto ha avuto la capacità di farci giocare fuori i nostri binari che tra l'altro sono abbastanza prevedibili al momento, però non c'è nulla da rimproverare, da recriminare.